solstizio d'estate. Da millenni un momento di festa per il giorno più lungo dell'anno, in cui domina il fuoco, simbolo del sole. Da noi alla Spezia il battistone è il protagonista della notte di San Giovanni, lo sbarco dei pirati a Calimare, un evento che ogni anno diventa sempre più ricco di iniziative e che richiama nel borgo migliaia di persone. Estate, tempo di mare e di espadrillas. L'orchestra GOSP, anche quest'anno, ha avuto un grande successo di pubblico e ha dimostrato le ottime capacità degli orchestrali, dai più grandi ai più piccoli. Un'esperienza divertente e interessante. Cena con delitto alla scoperta del colpevole. Al Cinema Nuovo si è concluso il progetto Crescendo Cantando, con uno spettacolo di canto colare. Dalla musica alla danza, il passo è breve, con Lucia vediamo da vicino l'hip hop. Un omaggio e un saluto affettuoso da parte dei redattori di TG Ragazzi, a Bud Spencer, morto poco tempo fa. Carissimi telespettatori, benvenuti a questo speciale TG Ragazzi, speciale perché è l'ultimo che va in onda per l'anno 2015-2016. Ci mancherà l'appuntamento settimanale con voi e sentiremo nostalgia dei nostri incontri di lavoro fra amici. Quest'anno l'estate è iniziata il 20 giugno, quando nel cielo brillava la luna piena, un fenomeno celeste che si verifica ogni 70 anni. Tutti sanno che il solstizio d'estate è il giorno più lungo e da tempi antichissimi è sempre stato considerato un evento importante in quanto rappresentava la vittoria della luce sul buio inverno. In questo giorno, velato di magie e di mistero, ogni tribù faceva festa con riti di fuoco, simbolo del sole, e offerte di cibo, di doni e bagni sacri. Il fuoco aveva il significato di cacciare gli spiriti maligni. Il cristianesimo, in seguito, stabilì la festa della nascita di San Giovanni Battista, il precursore di Gesù, il 24 giugno, data vicina al solstizio d'estate. Ma la tradizione di festeggiare l'inizio dell'estate accendendo grandi falò continuò con il nome di Fuochi di San Giovanni. Alcuni nonni ci hanno raccontato che quando erano... Pagina 2. Alcuni nonni ci hanno raccontato che quando erano bambini questa tradizione era molto diffusa nelle nostre città, La Spezia. Nel quartiere di Piazza Brina, ad esempio, i giovani accendevano i fuochi nei cortili, facendo a gara per stabilire chi aveva realizzato il falò con le fiamme più alte. Anche sul sagrato della chiesa di San Giovanni e Sant'Agostino, gli abitanti del quartiere preparavano un'alta catasta con legname di ogni tipo, in cima alle quali si metteva il battistone. C'è un pupazzo di paglia e stracci, vestito di tutto a punto, dal cappello alle scarpe, seduto su una sedia. Quando le fiamme raggiungevano il pagliaccio, i bambini, i ragazzi e anche adulti formavano un giro tondo intorno al falò, cantando brusa brusa al battistone. La tradizione dei fuochi, ripresa da tempo nel cortile di San Giovanni e Sant'Agostino e nel sacrato della Chiesa della Madonna della Salute, si è estesa anche nel quartiere di Migliarina, presso la piazza della Chiesa, dove dopo tanti anni è stato bruciato il battistone. Sabato 25 giugno c'è stato lo sbarco dei pirati a Cadimare, un borgo che si è trasformato in un covo di pirati, sia per gli addobbi sia per i costumi indossati dai figuranti e da migliaia di persone che hanno assistito allo spettacolo. Via le immagini di Teleliguria Sud. Thank you.
estate, tempo di mare e di calzature leggere, fresche e facili da indossare. Oggi vi presentiamo una scarpa molto usata dai nostri nonni e genitori quando erano piccoli, poi quasi dimenticata. Parliamo delle espadrillas, che da pochi anni sono tornate di moda. Per saperne di più su questo tipo di calzature, Emanuele, Marta ed io abbiamo intervistato il signor Mancini, che ha un negozio di calzature nel centro città, e abbiamo fatto le riprese. Via al servizio. Siamo qui con il signor Aldo Mancini e vorremmo sapere alcune informazioni sulle scarpe espadrillas, praticamente alcune della sua storia. Allora, la espadrillas ha una storia molto, molto antica. La espadrillas praticamente era stata cominciata a costruire ai tempi dei Romani, sembra, nelle zone spagnole e francesi dei Pirenei, zone basche. Ed era utilizzata dai contadini e dai pescatori, che venivano utilizzate come scarpe da lavoro, perché era una scarpa fresca, in estate specialmente si stava bene, ma la utilizzavano sempre. Poi con l'andare degli anni la spadrilla si è evoluta e intorno agli anni, tempi di guerra, subito dopo la guerra, veniva utilizzata anche dai minatori. E i minatori della Francia utilizzavano queste scarpe qua, perché erano sicure perché non potevano fare scintille, mentre le scarpe, urtando, se c'era del ferro, poteva creare un'esplosione nelle miniere di carbone, le spadrille non avevano quel pericolo lì. La spadrilla poi è arrivata agli anni 60 ed ha avuto un'esplosione sul mercato internazionale, perché sono cominciate ad arrivare le spadrille scolorate, mentre prima erano bianche o nere, e negli anni 60 sono cominciate ad arrivare un pochino colorate, perché poi hanno avuto un'altra evoluzione nella seconda fascia, perché la spadrilla intorno agli anni 70-75, così 1975, praticamente ha cessato un pochettino, è stata sostituita da un altro tipo di ciabatta, di scarpetta di tela, che era prodotta in Cina. Ora, dopo il 2000, 2005, 2006, insomma in questi ultimi anni, è di nuovo riuscita alle spadrillas, che sono venute fuori col pizzo, con i fiori, con le righe, tanti colori in più, proprio tantissimi modelli di spadrillas. Queste spadrillas poi nel frattempo avevano fatto in Cina, no, non in Spagna, E quelle fatte anche a ciabatta, però non hanno incontrato molto il mercato internazionale, insomma. Le spadrille si sono come quelle di una volta oppure si sono trasformate? Allora, quelle di una volta praticamente di spadrille sono le classiche spadrille in tela colorata dei vari colori. E in questi ultimi anni, diciamo negli ultimi 10-15 anni, si sono trasformate ci sono spadrille con le righe, con i fiori, e quest'anno sono uscite quelle con il pizzo anche, vedi? Poi le spadrille venivano fatte, soprattutto nel mercato cinese, anche col tipo fatte a ciabatta, così, non più a scarpetta ma fatte a ciabatta. Mentre invece altri produttori europei hanno introdotto anche la campesinas, che non è altro che uno sviluppo dell'espardilla. La campesina non è altro che una scarpa con la zeppa, come puoi vedere, con la zeppa, e è fatta sulla base dell'espardilla. Praticamente c'è questa zeppa che è incorporata e vengono fatte anche sono in un periodo di ritorno, un leggero ritorno, perché si erano fermate anche queste. Queste qua andavano, diciamo, una decina di anni fa. Ora sembra che stiano ritornando. Di che materiale sono fatte? Le spadrille sono fatte tutte di corda, praticamente. Anzi, una volta erano fatte completamente di corda, mentre col passare degli anni, diciamo dopo gli anni 60, hanno cominciato a fonderci della gomma sopra, in modo tale da permettere alla spadrilla di durare un pochino di più e di essere un pochino più ordinata,
perché quando era fatta esclusivamente di corda, senza avere questa gomma, tendeva a sfarsi un pochettino, mentre così è molto più compatta e dura molto di più. Ma queste scarpe si possono chiamare ecologiche? Ma diciamo che si possono chiamare ecologiche queste scarpe, perché sono completamente di corda e di tela. Però in questi ultimi anni c'è stata fatta una piccola variazione. Siccome prima tutte le spardille fatte completamente di corda tendevano a sfarsi e diventavano brutte, è stato inserito un piccolo strato di gomma sotto, in modo tale da tenere compatta la spardillas e tenerla più in ordine. La gomma non è ecologica, però c'è pochissima roba non ecologica, poi tutto il resto è perfettamente ecologico, perché è corda e tela. Ma queste scarpe sono solo per femmina o anche per maschio? No, queste scarpe sono unisex, va bene, sia per maschi che per femmina. Ovviamente in base ai colori, ci sono dei colori che sono più prettamente femminili, quelli più prettamente maschili, ma diciamo che la femmina li utilizza un po' tutti i colori. In più la donna, la ragazza ha a disposizione anche queste qua di pizzo, che hanno un costo decisamente superiore e sono vendute esclusivamente alle ragazze. Grazie. Ho visto in vetrina che ci sono anche delle spadriglias con le perline. Che parentela hanno con queste? Ma diciamo che sono uguali a quelle, sono un tipo più raffinato con dei costi decisamente superiori, però come base più o meno la solita identica spardilla con la suola di corda e la tomaia di cotone. E più ci mettono queste perline per valorizzarle, per renderle più fashion. Ma queste scarpe si possono considerare spadriglias? Ecco, questa scarpa non si può dire che è una spadriglia. Il suo nome è Campesinas ed è un prodotto che è venuto fuori, diciamo, intorno a questi ultimi 10-15 anni. È fatta di corda, di juta, né più né meno come le spadriglias, però hanno il tacco e pertanto si chiamano Campesinas. Queste qua venivano fatte o con l'elastico così in questo modo o con la stringa che girava intorno alla caviglia, erano fatti questi due tipi, col tacco più o meno alto, però queste sono campesinas, non sono spardilles, però sono fatte come le spardille. Ci puoi dire il costo di queste scarpe? Partono da 8,90 euro, il prezzo è molto contenuto. Quali sono le più vendute? Ma sicuramente le più vendute sono le classiche in tela, queste qua. Sono queste qua le più vendute. Le più vendute assolutamente sono quelle, le altre molto meno. Sono anche quelle che hanno un prezzo un pochino più basso. Mi avevate chiesto il prezzo l'altra volta. Perché consiglierebbe a un cliente di comprare le spadriglias? Ma si consiglia al cliente perché è una scarpa prettamente estiva, è fresca, si sta bene praticamente quando uno fa molto caldo e suda, praticamente la corda assorbe il sudore e praticamente ha sempre il piede fresco. Pertanto si sta bene durante l'estate, è l'ideale. Ringraziamo il signore Aldo Mancini per averci dato queste informazioni sulle scarpe spadriglias. E l'unica cosa che ho da dire è buoni affari. Grazie. Prego. È stato anche interessante scoprire la storia di queste calzature, la ringraziamo. Prego. Giorni fa ho partecipato ad una cena con Delitto al bar ristorante Zenzero Caffè. I tavoli dei commensali erano contrassegnati dal nome di un investigatore. Il mio era il tenente Colombo. Prima della cena è entrato nella sala un attore che impersonava il capo della polizia e subito ha presentato il giallo da risolvere. Durante una fiera era stata uccisa una signora. Poi sei sospettati a turno si sono seduti al tavolo dei partecipanti al gioco pronti a rispondere alle domande degli improvvisati investigatori. Per aiutarci nell'indagine ci hanno dato degli indizi, la foto della vittima, un oggetto trovato sulla scena del delitto e il referto del medico legale.
Tra la fine del mese di maggio e durante il mese di giugno sono terminate molte attività scolastiche ed extrascolastiche con un saggio finale in cui i protagonisti erano bambini e ragazzi. Ve ne presentiamo alcune. Cominciamo con me, che vi parlerò del concerto della GOSP, Giovane Orchestra Spezzina, di cui faccio parte. Via, filmato. Il 16 giugno l'orchestra GOSP ha tenuto un concerto nella chiesa Madonna della Neve. I bambini o i musicisti hanno suonato dei brani molto belli e hanno richiesto pure il bis. Ogni bambino aveva uno strumento che insegnava, che esprimeva le sue proprie qualità. E a quanto pare per le percussioni, uno strumento forte, deciso, un comportamento mascolino, forte, che non ha mai paura, coraggioso. Per il flauto traverso invece, dolce, gentile, un suono soave, molto leggero, praticamente come se si facesse trasportare. E questo vale anche per altri gruppi, tipo il violino, che è leggero, la viola, il violoncello è più che altro da percussione perché anche lì c'è il suono forte e deciso, le trombe, il sassofono. A quanto pare il concerto era un esame per sapere quanto erano le qualità dei ragazzi e per vedere se erano all'altezza. A questo punto io concludo dicendo bravi ragazzi, dato che faccio anch'io parte dell'orchestra GOSP, bravi insegnanti e ciao a tutti. Restiamo in tema di musica per presentarvi il servizio che ci è stato inviato dai nostri amici che frequentano l'Istituto Comprensivo ISA 4. Ve ne parleremo Marta ed io. Via filmato. L'Istituto Comprensivo ISA 4 ha presentato al Cinema Nuovo di Via Colombo lo spettacolo musicale a conclusione del progetto Crescendo Cantando. Erano presenti la preside dottoressa Stefania Capitani, i due collaboratori, dottoressa Titti D'Amico e il prof. Michele Bongiovanni, il preside del Consiglio d'Istituto, signor Maurizio Piscopo, e gli insegnanti delle classi. Hanno iniziato i piccoli della scuola d'infanzia. Le loro voci, per niente urlate, hanno emozionato tutti i presenti, in particolare i genitori e i nonni. Le loro canzoncine erano piene di allegria, accompagnate da gesti e movimenti ritmici. Quella che i bambini hanno scelto come bis è stata la canzone del temporale. Vi ha filmato. In un momento di pausa, mentre uscivano dal palcoscenico, i piccoli della scuola dell'infanzia, per lasciare il posto agli alunni delle classi prime, siamo riusciti ad intervistare la preside dell'istituto. Vi ha filmato. Siamo qui al Cinema Teatro Il Nuovo per concludere con questo pomeriggio di festa un percorso di lavoro che i nostri alunni hanno iniziato dal mese di gennaio, un percorso che riguarda la musica. Il nostro spettacolo si chiama Crescendo Cantando e con queste due parole già possiamo comprendere il significato che noi abbiamo voluto dare a questa attività. La musica come compagna di viaggio in una crescita che è una crescita globale, sia di tipo cognitivo che di tipo emotivo. In questo pomeriggio si sono avvicendate sul palco del teatro le nostre scuole, i bambini della scuola dell'infanzia, circa 80 bambini magistralmente guidati da Gloria Clemente. Poi abbiamo avuto le classi prime e le classi seconde della scuola elementare primaria Garibaldi, seguiti dal professor Bracco e poi avremo i ragazzi delle prime della scuola media. A sottolineare un percorso di continuità che noi abbiamo voluto costruire proprio utilizzando il linguaggio della musica, che è un linguaggio universale e consente ai ragazzi di crescere sia da un punto di vista cognitivo che emotivo. Voglio ringraziare tutti gli insegnanti che hanno partecipato e hanno reso possibile questa attività, perché sia gli insegnanti di musica che gli insegnanti delle classi che hanno rinforzato poi il lavoro degli esperti. È un lavoro che, appunto, dicevo prima, ha coinvolto i ragazzi dalla scuola, i ragazzi dal mese di gennaio e per un'ora alla settimana. È stata un'esperienza emozionante e gratificante, speriamo di poterla continuare il prossimo anno estendendola e rafforzandola. Ringrazio veramente tutti e anche i genitori che hanno partecipato a questa nostra iniziativa condividendo con noi l'emozione di questa giornata particolare. Grazie a tutti.
Gli alunni delle tre prime erano piuttosto emozionati, ma quando è cominciata la musica hanno cantato con spontaneità e disinvoltura, senza perdere di vista i gesti dell'insegnante di musica. Ascoltiamo il primo brano, che è un saluto e un augurio per tutti. È intitolato Buongiorno a te. Nella seconda pausa, che ha permesso agli alunni di seconda di salire sul palcoscenico, lasciato libero dai bambini di prima, si è reso disponibile ad essere intervistato il prof di musica Andrea Bracco. Via il filmato. Quest'anno abbiamo messo in atto un progetto scolastico a livello musicale sul potenziamento della musica nella scuola in tutte le classi, quindi a partire dall'infanzia, la primaria e le scuole medie. È stato un progetto unitario per cui hanno collaborato molti colleghi, tra cui appunto quelli della scuola media, ma anche altri colleghi che sono stati chiamati per potenziare appunto la musica. Crediamo che sia molto importante far musica fin da piccoli e per questo abbiamo chiamato questo progetto Crescendo Cantando, perché la musica deve essere fatta da piccoli, quindi crescendo con la musica, come un evento corale molto importante, soprattutto nella nostra scuola Lisa 4, che è una scuola media di indirizzo musicale, dove alle scuole medie si può studiare uno strumento musicale, quindi è bene che i ragazzi arrivino già preparati. Tra l'altro i bimbi che vedete alle mie spalle, che sono in questo caso quelli delle seconde, ma appunto come vi dicevo sono stati coinvolti tutti i livelli di scuole, della scuola, si sono molto divertiti in questo progetto musicale, abbiamo cantato, abbiamo suonato, abbiamo ritmato e quindi grazie a questo progetto voluto fortemente dalla nostra dirigente dottoressa Stefania Capitani e dai vicepresidi Titti D'Amico e Michele Bongiovanni abbiamo credo creato un buon livello di preparazione perché questi bimbi possano crescere con la musica ed arrivare alla scuola media ancora più preparati. In seguito è arrivato il turno degli alunni delle tre classi seconde, anche loro accompagnati nel canto dagli insegnanti di musica. Il loro repertorio molto ritmato era dedicato soprattutto a canzoncine sulle note musicali che avevano imparato durante il corso. Via il filmato.
saggio si è concluso con il coro, guidato dagli insegnanti potenziatori e accompagnato con musica dal vivo di alcuni studenti più grandi degli insegnanti specialisti. Gli studenti sono stati bravissimi e i canti, a volte pieni di malinconia, sono stati eseguiti in madrelingua e hanno trasmesso messaggi di pace e di speranza. Ascoltiamoli. Grazie agli insegnanti potenziatori Andrea Bracco, Gloria Clemente, Loredana D'Anghera, Davide Labbate, Cristiana Ricci e Marta Salvatore. Dalla musica alla danza, il passo è breve. La parola a Lucia, che ci parlerà del saggio finale della sua scuola di danza, Dancing Project. Lo spettacolo si è svolto venerdì 24 giugno al Teatro Don Bosco di Via Roma. I ballerini erano tanti, divisi in gruppi, e ognuno presentava un tipo di ballo: danza moderna, boogie woogie, hip hop, break dance, rock disco dance. Vi ho filmato. Il nostro spettacolo è stato applaudito ed è piaciuto molto. Io facevo parte del gruppo dell'hip hop, ora vi racconterò la storia di questa danza. L'hip hop è un movimento culturale nato nel 1973. Il movimento ha probabilmente mosso i primi passi con il lavoro di DJ Kolark e, competendo con DJ Africa Bambaataa, si dice che abbia inventato il termine hip hop per descrivere la propria musica. Cuore del movimento è stato il fenomeno dei block party, feste in strada in cui i giovani afroamericani e latinoamericani interagivano suonando, ballando e cantando a ritmo della musica. Gli anni 80, anni 90, gli aspetti di questa cultura hanno subito una forte espansione in tutto il mondo della musica, della danza e dell'abbigliamento. I quattro principali elementi della cultura hip hop sono la musica rap, introdotta dagli afroamericani, cioè l'attività svolta dai DJ, il DJing, introdotto dai giamaicani, il writing o graffitismo, arte introdotta dai latinoamericani, il b-boying, ovvero il ballo nato dagli afroamericani e latinoamericani nel Bronx. Dedichiamo l'ultima parte del TG a Bud Spencer, un attore molto apprezzato sia dai bambini che dagli adulti, morto poco tempo fa. La parola ad Emanuele, vi ha filmato. Bud Spencer è stato un attore che ci ha trasmesso in ogni suo film, a base di pugni e schiaffi, girato insieme a Terence Hill, tanta allegria. Non ci faceva paura quando lottava e non perdeva mai la calma. Anzi, insieme al suo fedele amico, ci faceva ridere di gusto. Io non mi sono mai stancato di vedere e rivedere i suoi film, dai quali c'era sempre da imparare qualcosa. Il coraggio di difendere i più deboli, dalle ingiustizie e dalla prepotenza, dei potenti e dei criminali. I suoi film hanno insegnato ad amare e rispettare anche gli animali. Per i bambini aveva un particolare tenerezza, soprattutto se poveri o maltrattati. Nel film Un poliziotto extraterrestre si prende cura e protegge a rischio della sua vita il bambino venuto dallo spazio e fa tutto il possibile fino a che il piccolo non risale sull'astronave dove lo attendono i genitori. Grazie a Bud Spencer per aver fatto sorridere migliaia e migliaia di persone e anche di adulti. Mi dispiace molto, speriamo che riposi in pace. Grazie. È giunto il momento dei saluti. Grazie carissimi telespettatori che ci avete seguito con pazienza e affetto. Grazie a tutto il personale di TLS e in particolare a Italo che ci ha dato la possibilità di realizzare il TG, che si è occupato dei problemi tecnici della nostra telecamera e che ci ha coccolato con dolcetti e la pizza di fine anno. A Davide, che anche se carico di lavoro si è occupato di montare il nostro TG. A Raffaele, che ha collaborato con noi nelle registrazioni e spesso nelle riprese quando facevamo le interviste in sede. A Sergio, che ci ha sempre aiutato quando eravamo in difficoltà. E ad Enrico Colombo, che a volte ci ha dato dei consigli preziosi riguardo l'addizione. Alle persone che hanno accettato di essere intervistati da noi.
Ai nostri genitori che hanno avuto la costanza di accompagnarci in sede e la pazienza di aspettarci quando la registrazione del TG andava per le lunghe. Con un abbraccio affettuoso ringraziamo Paola e Rita che ci hanno guidato ed accompagnato con tanto amore per tutto l'anno. Un saluto particolare a Jacopo, per noi un esempio di come dal TG ragazzi si può passare al giornalismo vero e proprio. A tutti auguriamo un'estate bellissima e diciamo arrivederci in autunno. Che diciamo? Ah.